sito di Acqua Rossa. Prende il nome da una sorgente che molti di voi conoscono, che sta in basso, che scorre su depositi ferrosi e porta fuori acqua che è ferruginosa e che lascia un deposito, diciamo, di ferro. Un deposito che poi gli Etruschi utilizzavano questa polvere per poter dipingere le loro abitazioni, per poter dipingere tegole, per poter dipingere anche oggetti. Acqua Rossa sta a 7 km da Viterbo. Praticamente è l'antenata di quello che è Ferento. Sono due colli paralleli. Più avanzato è quello di Acqua Rossa, più, diciamo, verso la valle del Tevere è quello di Ferento. Ora, io sono solito sostenere che Viterbo, voi sapete, ha distrutto Ferento, la città di Ferro, nel 1172, e questo lo sappiamo tutti, prendendoli come preda di guerra, perfino la Palma che ha messo dietro il proprio leone. Ma in realtà io penso sempre che Viterbo ha distrutto Ferento due volte. Una prima volta l'abitato etrusco di Acqua Rossa, che siamo al VI secolo avanti Cristo, la seconda volta nel 1172. Perché questo? Perché topograficamente avete presente, no? Viterbo e Acqua Rossa da una parte. Però in realtà potete estendere un pochino queste divisioni. Dovete mettere Tarquinia sul mare e Velsena, Orvieto dall'altra parte. Da oggi si dice che tutte le strade portano a Roma. È certo che portano tutte a Roma. Partono tutte da Roma. Roma ha preso e ha tagliato, ha fatto le strade. Ma prima che Roma divenisse quella potenza che noi sappiamo, le strade non avevano quel percorso, ma ruotavano di 180 gradi, praticamente andavano dal mare verso l'interno. Il commercio si svolgeva così, quindi dal mare, da Tarquinia, da Cerveteri, venivano le merci, proseguivano, andavano verso l'interno e arrivavano poi nelle città interne, come una delle prime è proprio Orvieto. E se voi seguite questo percorso, idealmente, Tarquinia, Tuscania, Viterbo, Toscana, Viterbo e poi tagliate e arrivate a Orvieto. La strada tuscanese non è altro oggi che la ripetizione, la ammodernata di quella che è questa via di comunicazione. E c'erano queste due città-stato molto potenti, Velsena, Orvieto da una parte e Tarquinia dall'altra. E la nostra zona era una zona di attrito, di confini, perché le città etrusche non si volevano bene, assolutamente. Voi dovete pensare al periodo etrusco, alle città etrusche, allo stesso modo con cui pensate e conoscete il Medioevo. Per cui cittadine vicine, Arezzo, Assisi, Firenze, Viterbo, Ferrari, litigavano continuamente, avevano la stessa lingua, avevano le stesse tradizioni, le stesse leggi ereditate da Roma, la stessa religione, lo stesso sangue e si ammazzavano volentieri l'uno con l'altro. Ecco, e lo stesso succedeva in Etruria. L'Etruria era sempre una città contro l'altra, quando solo nelle riunioni del cosiddetto fallo di cultura, che non abbiamo trovato, benché qualcuno dica averlo trovato, che si dice vicino Orvieto, no, e solo in quelle riunioni i 12 capi si riunivano, discutevano e in quel momento c'era la pace, come c'era altrettanto in Grecia durante la fase dei giochi olimpici. Quindi noi eravamo in questa zona, la zona di attrito. Perché Viterbo, che era chiamata Surina, apparteneva alla Lugumunia di Tarquinia, mentre invece Ferento, Ferento etrusco di cui non conosciamo il nome, ma dovrebbe essere questo suono, Front, qualcosa del genere, che poi si è latinizzato in Ferento, Ferenzo, eccetera, e era, apparteneva alla Lugumunia invece di Bolsena. Quindi tutte e due controllavano le vie commerciali che andavano verso l'interno. Perché? Per un motivo molto semplice, di là c'avevamo la Lorida Silva Cimigna, non si passava da quella parte, ancora oggi non si passa, c'è la strada sola che attraversa la Silva Cimigna. Da quest'altra parte avevamo tutte le colline e le boscose che vanno verso Montinescone e Ferrante e Viterbo sono dentro questo canalone che porta direttamente verso Viena. Quindi c'era
una continua lotta. Non crediate, come dicono le nostre cronache qualche volta nel 1172, che noi siamo andati a distruggere Feneto perché erano mezzi eretici e appartenevano ad, diciamo, a delle sette ereditarie. No, no, erano questioni di interesse, questioni di interesse e interesse economico abbastanza sostanzioso. Quindi questo centro che cominciò ad essere, già abbiamo il centro di Acqua Rossa, già abbiamo delle testimonianze di, diciamo, dell'epoca preistorica, ne abbiamo, e ne troviamo sempre di più, poi man mano prese consistenza nel corso del VII secolo, come viene un pochino tutta l'Etruria. Ma non avete presente, io dico sempre, vorrei che Tarquinia scrivesse là bene davanti la prima città d'Italia, perché è la prima, il luogo dove per la prima volta gli esseri umani, che noi chiamiamo etruschi, quegli esseri umani crearono una città, crearono quel complesso dove confluirono tante famiglie e tanti interessi che noi chiamiamo città. La prima è Tarquinia. Non mi venite a dire quelle della Magna Grecia, ma quelle sono della Magna Grecia, la Grecia che viene. Noi invece autoctona è stata Tarquinia, la prima città, ed è come aver gettato un sassolino nello stagno. Voi vedete che se lo gettate, man mano si forma un'onda che man mano si va allargando e raggiunge la riva. Così la prima città è stata Tarquinia, subito seguita da Cerveteri, Rivelli, eccetera, e man mano questa onda si è allargata e sono arrivati tutti quanti i centri che man mano conoscete. Ed ecco che sorge anche Acqua Rossa. Ma perché Acqua Rossa? Io chiamo Acqua Rossa, ma dovrei dire Feneto Etrusca. Per un motivo abbastanza semplice, perché c'è l'acqua rossa. L'acqua rossa c'è perché c'è il ferro. Risalendo dall'acqua rossa verso Bagnaia, voi trovate il rivo della ferriera e ci sono ferriere, luoghi di lavorazione del ferro. Ce n'è uno sotto casa mia, ce n'ho due anzi sotto casa mia, dove lavoravano il ferro fino all'inizio del secolo scorso. Ormai sono passati, come era a Ronciglione, forse qualcuno ancora c'è, ma lì ci sono proprio le miniere di ferro che ne sono state in parte esplorate, in parte distrutte. E uno di questi che l'ha cominciato a scavare qualcuno era quello che parlava con gli etruschi, Signorelli, ve lo ricordate, no? Ecco, perché proprio nella sua zona di Macchia Grande ci sono alcune di queste miniere, ancora tutte da scoprire, con un ferro che a detta dei geologi molto buono come sostanza, cioè molto puro, perché a un certo momento è come limatura di ferro viene portata dalle acque. Ci sono tutti questi strati di limonite che sono diversi in questa zona. Quindi c'era il ferro, c'era acqua quante ne volevano, perché veniva tutto dalla montagna. Poi dopo vi dirò alcune scoperte che abbiamo fatto proprio in questa zona recentemente. C'era acqua, c'è una terra buonissima che non è altro che tufo disfatto, mineralizzato, è prodotto vulcanico. Quindi una prospera economia e poi c'era appunto questo commercio che andava bene. E questo era Acqua Rossa. Era Acqua Rossa che arrivò a vivere splendidamente per circa un secolo, poco più di un secolo. Perché? Perché dopo le lotte tra le città l'hanno distrutta. Adesso c'è qualcuno che dice non è stata distrutta ma è stata abbandonata in seguito a un terremoto. Io ne dubito, vi dico subito perché, potrebbe pure essere, perché normalmente noi esseri umani, guardate anche oggi, io sempre, quando arriva un terremoto, non è che dice c'è il terremoto, abbandoniamo tutto quanto e andiamo a farlo da un'altra parte. No, torniamo sullo stesso luogo, rimettiamo nuovamente creiamo le piazze, creiamo le vie e ricreiamo le case. Quindi lì, però è successo questo, che tra Acqua Rossa, Etrusca e Feneto, che sta poco distante, c'è una differenza di secoli di circa quasi due secoli, praticamente. Qui finisce a metà del VI secolo, qui comincia verso il IV. Quindi a un certo momento, una volta abbandonata, eccetera, e proibito da parte degli abitanti di Surin di ricreare la città,
questi si dispersero e andarono, però era interesse, in questo caso era interesse di Vesena di ricreare un altro caposaldo ai limiti col confine di Torquino, che fecero ferro, abbandonarono quell'altra perché ormai, perché? Perché guardate che la storia si ripete. Quando voi leggete la nostra storia medievale e leggete il... qui abbiamo un cultore, più di me, no? Mauro Galeotti, andate a leggere le nostre cronache e vedete che a un certo momento nel Viterbo, d'una volta distrutta Fento, proibì assolutamente di coltivare, non si poteva nemmeno piantare un albero, doveva essere del tutto abbandonata. Beh, la stessa cosa si è ripetuta, era stata fatta già nel VI secolo. Doveva, non doveva esserci, perché in qualche modo era ormai, doveva avere posto libero su Rina, Tarquinia, con tutte le vie commerciali. E poi la cosa più bella proprio è stato questo abbandono totale voluto da Surina, per cui la zona è diventata sì agricola. Adesso ogni volta che passiamo, che arriva uno scroscio d'acqua, che l'acqua si ingrossa, ecco che emergono dalla terra frammenti a non dire di tegole, di vasi, di... è una cosa, perché poi è stata sommersa da questa terra, e questo rappresenta gli unici che hanno distrutto sono stati gli aratri che andavano avanti e indietro due volte all'anno, anche se avevano la punta di legno o la punta di ferro, irrimediabilmente hanno distrutto. Ed è stata quella la fortuna in certo modo. È come Pompei, il fatto del Vesuvio ha fatto la fortuna di Pompei, il fatto di essere stata abbandonata ha fatto la fortuna di Acqua Rossa, con gli scavi dei svedesi, dove era partecipato e finanziato il re Gustavo di Svezia. E Ferento oggi è la città etrusca più conosciuta di tutta Italia. Se noi oggi conosciamo l'architettura etrusca, la conosciamo attraverso gli scavi di Acqua Rossa. Poco fa, quando ha fatto vedere la tomba della casetta, se voi ci facevate caso, c'era il disfluvio, poi qui c'era un rettangolino, qui c'era un rettangolino, e indica nelle case appunto il colomer e i vari travicelli. Bene, ad Acqua Rossa, ma tutto il resto non c'è, ma in realtà in Acqua Rossa c'è tutto. Ed è questo motivo che ha dato valore ad Acqua Rossa, ed è il motivo che sta alla base del progetto Acqua Rossa, di questo progetto che il proprietario, soprattutto Raffaele Rocchi, ha ideato e al quale collaboro con grande gioia e con grande passione, che poi vi illustrerò più tardi. Una cosa interessante è questa, quello che vorrei sapere tanto. Acqua Rossa, conosciamo tutta la città. Normalmente, noi quando gli archeologi vanno in giro e trovano, le prime cose che trovano sono le tombe. Se ci sono le tombe, ci sono i morti, se ci sono morti, ci sono stati lì. Quindi è stata la città. Partiamo di là. Invece, guardate un po', ad Acqua Rossa abbiamo la città dei vivi e non abbiamo la città dei morti. Finora ci sono conosciute, sono due tombe, bellissime tra l'altro, tutte scolpite. Sono due tombe che stanno in un terreno privato, mi fanno passare perché gli è pesato il grano e allora il raccolto è compromesso. Ma e anche quello è un qualche cosa da trovare, perché se ci sono queste due belle tombe con il materiale che ci hanno restituito, anche le case eccetera, ci dovrà essere la necropoli. Nel progetto Acqua Rossa, se ben distanziato, non è proprio con le, diciamo, un fine, ma come valorizzeremo la città, cercheremo anche di valorizzare le tombe che sono lì accanto. Chiudo. Buona giornata. Allora, signori, continuiamo il discorso su Acqua Rossa. Ma una volta definito e fattovi conoscere, ormai conoscete il luogo, ecco il progetto Acqua Rossa. Il progetto Acqua Rossa in sostanza non vuole altro che valorizzare questo luogo in una forma nuova, sia dal punto di vista culturale che turistico. E sono 3 anni che ci si lavora e qualche piccolo risultato è stato ottenuto, ma tutto quanto è purtroppo l'iniziativa privata.
del proprietario, perché una volta fatti gli scavi, avete Svezia e l'istituto svedese, mentre il territorio appartiene al proprietario, non appartiene al proprietario la zona scavata, che appartiene alla sovrintendenza. Quindi la sovrintendenza dovrebbe sovrintendere a pulire, a ripristinare, abbandonato tutto e quanto. Noi abbiamo tutte le case etrusche con rovi più alti di questa stanza, con alberi ormai cresciuti, pensate, dal 70 in poi, dunque quanti anni so che, alla fine degli anni 70 che è stato abbandonato. Quindi si è ripreso questo, si è cominciato centrando la parte che era definita più importante, quella della zona palaziale o monumentale, perché il valore di Acquarossa non è solo nelle case, nelle loro forme, nelle loro piante, nelle loro situazioni all'interno del pianoro, ma è soprattutto per quanto hanno restituito di dipinti, di lastre a rilievo, lastre dipinte uniche in tutta Italia. C'è quella scena, ci sono alcune scene che sono, c'è quella lì per esempio del banchetto, che sì, le ritrovate nei dipinti di Tarquinia e di altre zone, o anche sui vasi, ma lì sono in bassorilievo ed ornavano tutto quanto la parte superiore, diciamo, della casa, cioè la casa era rivestita, protetta da tutte lastre di terracotta e tegole e coppi. Praticamente era una fantasmagoria di colori, di visioni, una cosa che noi non neanche immaginiamo. Perfino le tegole, che questo è il gusto che abbiamo gli italiani, no? Ereditato un po' dagli etruschi. Le tegole, la tegola serve a proteggere dalla pioggia. Beh, visto che è utile, perché non renderla dilettevole? E vedete che le tegole di Acquarossa sono dipinte, un qualcosa che è durato nel tempo. Andate al Duomo di Viterbo, andate a Santa Maria Nuova, e voi vedrete che lassù le lamelle del tetto sono ancora dipinte. Questo gusto è rimasto e si è adattato alle esigenze anche di altri edifici. Quindi qual è il progetto? È quello di ricreare sul posto, sebbene in un altro luogo, due quartieri, che ogni quartiere comprende 3-4 abitazioni, da ricrearli nel senso completo della parola, cioè rifare le abitazioni così come erano, con lo stesso materiale, la stessa forma, la stessa altezza, la stessa decorazione, in modo tale che sia visibile, tangibile e contemporaneamente è anche dal punto di vista turistico, perché se qualcuno desidera abitarci, vivere un giorno da etrusco, una settimana, può abitare lì dentro. L'unica concessione che verrà fatta sarà uno spazio poco più grande di questa sedia per fare il bagno, perché non possiamo fare come gli etruschi, andare fuori e fare i propri bisognini. Quindi è tutto quello. E abbiamo già cominciato, è stato presentato, in questo momento abbiamo la collaborazione e diciamo una spinta ad andare avanti da parte dell'Istituto Svedese, dell'Estonia e dell'Olanda. Abbiamo università che si sono interessate a questo nostro progetto e ci danno il loro apporto, non molto finanziario, ma se non altro di un contributo, diciamo, di studi. E vedete, noi stiamo andando avanti, tanto è vero che qui abbiamo portato siamo andati al museo, abbiamo ripreso i coppi etruschi, ecco, e li stiamo facendo per le case. Questa è uguale, simile, lunghezza, altezza, forma a quelle che usavano gli etruschi sui loro tetti, che combaciavano. Non solo, lo abbiamo portato anche per farvi vedere, ecco, le tegole. Questa è una tegola etrusca che sta ad Acquarossa del VI secolo avanti Cristo. Ecco, pensate che una tegola del genere, con un metro quadrato di queste tegole, pesava oltre 80 kg. Quindi pensate che robustezza che avevano le case etrusche.
e poi c'è il proprio di quello. Questo il lavoro già l'abbiamo cominciato. D'altronde abbiamo presentato, l'abbiamo presentato in questi giorni al comune di Viterbo il progetto per la necessaria approvazione. Come verrà? Ecco, io vi faccio, vi do, passatevi, vedete come verranno le case etrusche. Ecco, queste sono le nella ricostruzione, sono degli acquerelli, la ricostruzione delle case che noi faremo. Vedete? Perché c'è la macchina? Come c'è la macchina fotografica? Intanto, insieme a questo, siamo arrivati e la polizia di altri luoghi, adesso cominceremo con le case e contemporaneamente l'esplorazione di tutto il luogo. Abbiamo trovato monumenti che nemmeno gli svedesi conoscevano, pure essendo stati 10 anni, perché loro si concentravano solo sull'uomo dello scavo. Allora, se voi avete presente, abbiamo ritrovato aperto la via e il 28 di questo mese, chiunque di voi voglia intervenire sarà gradito ospite, faremo una visita guidata andando a vedere prima la sorgente dell'Acqua Rossa, poi il sentiero, la strada che dall'Acqua Rossa portava a Ferretto, dove a metà strada c'è un ponte romano crollato, sono rimaste solo i basamenti, non era più visibile, l'abbiamo reso visibile con il nostro lavoro. Inoltre sul piano abbiamo, oltre la zona del palazzo che abbiamo riportato alla luce, proprio perché ormai era come lei ha visto giù a nord, era lo stesso modo, e pensate che già sono 3 volte nel corso di questa primavera che lo stiamo ripulendo, perché occorre sempre, l'erba cresce, ha un terreno generoso il nostro. E al di sopra, oltre a quello, abbiamo trovato sul fianco che guarda Ferretto un romitorio colombario, cioè è una specie di, è un corromitorio, forse c'era un eremita, si vedono delle croci eccetera, ma contemporaneamente questa persona che dedica alla religione, alla scesi, praticamente me lo sarei inserito in un colombario che forse fatto all'epoca romana. L'epoca romana, quando la città non stava lì, su Acqua Rossa, ma stava dall'altra parte. Poi sul fianco, occidentale, praticamente come avete questo lungo promontorio, sul fianco occidentale scende giù un torrente che ha origine dalle acque di Villalante, le acque di Villalante sfociano, passano sotto il ponte di Bagnaia, scendono giù e arrivano fino laggiù, con il vario nome, lì si chiama Francalancia, sì. E lì abbiamo scoperto un altro colombario, ma soprattutto quello più interessante, che a parità di livello, di quota, con la sorgente di Acqua Rossa, che tutti conoscono, di qua ci sono altrettante sorgenti di Acqua Rossa, dal terreno pullula, esce fuori acqua a 25 gradi, tra l'altro, con tutta quest'acqua rossa nuova. Non solo, ma sulla costa abbiamo potuto trovare 4 cunicoli etruschi che ancora gettano acqua, tanta acqua che ancora oggi con quell'acqua così pura viene alimentato, diciamo, tutti i servizi della parte superiore del casale di San Francesco. E ce n'è uno che è veramente interessante, perché dove sfocia il cunicolo che getta sempre questa abbondante acqua, cunicolo etrusco, quindi ancora permanente, e c'è un lavatoio. Evidentemente le donne che stavano su nel casale scendevano, andavano a lavare i panni proprio su questo cunicolo. E questo è per quanto abbiamo scoperto. Ah, non è finito. In più abbiamo scoperto, così in mezzo a questo interesse, una... Ho paura a dirlo perché non voglio essere nuovamente plagiato. Una piramide, un'altra piramide di Peperino. La piramide di Comarso l'ho trovata io, ma l'ho pubblicato sul mio libro e l'hanno scoperta dopo 10 anni dopo e l'hanno scoperta tutti. E qui abbiamo trovato un'altra specie di piramide dove
Qualcuno ci vede qualche cosa di esoterico, di misterioso. Io che sono più terra terra, ci vedo una pestarola a tre livelli. Le pestarole erano delle vasche dove si prendeva l'uva, si pestava con i piedi, poi c'erano dei fori, passava alla seconda vasca, si decantava, dell'altra, eccetera, e si riprendeva. E queste le abbiamo a Nocchia, ci sono diverse, ce le abbiamo pure in tutto il luogo e in tutta la nostra zona. E con una struttura così strana, diciamo, fatta perché normalmente le pestarole hanno due vasche, non tre, queste invece ce ne ha tre. E poi da una parte l'hanno usata, hanno tagliato il peperino per farci le massi. Se voi leggete i resoconti degli svedesi, vedete che, dicono gli svedesi, che nelle case si usavano, come faremo noi, blocchi di tufo, noi faremo la stessa misura, stesso tufo rosso, uguale, tutto simile, uguale a, anzi più che simile, uguale a quello che hanno fatto gli Etruschi. Tanto vero che è successo pure un piccolo dibattito con una dottoressa, un'archeologa, è che si lamentava, dice: sì, voi farete le case così, ma come fate l'altezza delle porte? E io purtroppo non so, tipo da sta zitto, ho detto: come si va? Andate nelle tombe, no? Dico: scusi signore, ma quando lei va nelle tombe di Cerveteri, l'altezza delle porte qual è? Quella è l'altezza che usavano gli Etruschi. Perché l'avrebbero dovuto fare 2 metri più alto oppure basso da chinarsi? Quella è l'altezza. Poi guardate i letti, misurate la lunghezza, sapete quant'è l'altezza media? 1,60-1,64 per gli uomini, 1,55 per le donne, questa è la media più o meno. Capite? Quindi anche questo abbiamo risolto il problema, perché qualche volta ci troviamo, una cosa unica, quale può essere quella che avete visto? Unica in tutta Italia, perché di case etrusche costruite non esistono. Il primo tentativo che faremo sarà questo. Sarà pure sbagliato, ma se non altro tentativo, andiamo avanti. Ecco, avete le prove di quello che stiamo facendo. E c'è un po' di ostacolo, eppure invece è, a mio parere, e a parere soprattutto più del mio, del proprietario che si impegna anche economicamente, è quello di rilanciare questo luogo, che come un nucleo, diciamo, di attrazione turistica collegato con tutta l'enogastronomia eccetera dei nostri luoghi per tutto il circondario, perché Viterbo è il comune più ricco di tutta la Tuscia come nome. Quando io scrissi il mio libro e ho fatto tutti i comuni tutti quanti ci sono, qualcuno mi ha accusato di campanilismo, perché dice: vedi, Tarquinia, che pure è importante, ha 20 pagine, Viterbo invece ce l'ha 60. Dice: vedi, si vede. Ma scusami, Tarquinia e rimane lì, ma Viterbo è Viterbo, Ferento, Nocchia, Busarna, Casteldasso. Sono tutti all'altro, Acqua Rosa, scusate, dimenticavo. Sono tutti i nuclei. E questo, puoi immaginare che, pensate che se noi riusciamo a creare, e questa è qui l'attenzione appunto dell'Università Straniera, questa ricreare un abitato etrusco, come lo vedete, che è veramente affascinante, no? E farci vivere e portarci di tutto, turisti di ogni genere, scolaresche, studiosi, quello che volete, tutta l'area viene investita. Da noi si dice che chi tocca il miele si lecca le dita. Ecco, noi cerchiamo di fare il miele di questa zona della Tuscia, in modo che tutti quanti, ecco, come dice lui, professionisti e altri, possano leccarsi e possano avere un futuro. Veramente stiamo aprendo uno dei pozzi di petrolio archeologico della nostra terra. Questo è il professore. Posso aggiungere una cosa, scusate? Sì. Mi ha fatto vedere la ricostruzione di una casa etrusca. Allora, l'establishment archeologico, mi perdonerà, sarà contrario, perché
perché l'ortodossia dice che non si può fare queste cose, perché quanto era quella porta? 1,68 o 1,72? Pensate che razza di domande che si fanno. Io però, grazie a mia figlia, ogni tanto vedo delle trasmissioni alla televisione su Sky, Discovery Channel, dove da 5 sassi in Inghilterra ci hanno ricostruito una villa romana e da 7 sassi in Germania ci hanno ricostruito un castrum romano, e c'è sempre pieno di gente così. Una domanda: ma il turismo archeologico dove va? Pestum, Pompei, i fori romani, il Colosseo, dove possono vedere delle cose? O le tombe dipinte di Tarquinia? A vedere 7 sassi in croce non ci va nessuno. Quindi io sposo totalmente questa visione del gioco. L'ortodossia archeologica non porta da nessuna parte. La porta alta 168 cm invece che 172 non interessa a nessuno, se non alle quattro cariatidi che si parlano l'una con l'altra. Assolutamente. E sono sicuro che di fronte alla ricostruzione delle case, come dice il professore, la gente verrà, verranno i scolaresti, verranno i turisti, verrà anche la gente a dormire, vanno a dormire nelle case di ghiaccio, vanno a dormire. No, a dormire c'è la casa sull'albero, perfino. No, prima lei sono d'accordissimo.